Amici di Biautogroup, ben ritrovati sull'Accademia del Cruscotto. Oggi siamo con Alessandro Casto, General Manager di Novelli 1934. Ciao Ale, buongiorno. Ciao Francesco. Iniziamo Alessandro allora dalla prima parola, viaggio. Come è iniziato il viaggio all'interno di questo settore e a che punto ti trovi? Ah sì, allora partiamo veramente da molto tempo fa. Sì, il viaggio è iniziato negli anni Ottanta, ed è iniziato grazie a una passione che ho sempre avuto per l'automobile e per le competizioni automobilistiche in generale. È iniziato dalla S come Saab, che era il marchio che ho seguito all'origine di questa mia avventura e che all'epoca era un marchio importato in Italia da un'azienda che si chiamava Sidauto ed era la filiale praticamente italiana di questo marchio. Ci occupavamo sia della distribuzione che della commercializzazione e dell'importazione di queste autovetture che erano semplicemente fantastiche e che all'epoca rappresentavano il meglio della tecnologia per il mercato nelle autovetture fino a 2000 cc cilindrata. Ed è stata un'avventura fantastica perché sono stato molti anni in questa azienda, sono moltissimi anni con questo marchio e ho avuto l'opportunità di svolgere veramente tantissimi ruoli all'interno di questa azienda. Dai più basici fino a finire questa avventura all'inizio degli anni 2000 come direttore sviluppo rete e direttore vendita Italia, passando attraverso tanti altri ruoli come era manager, responsabile della pianificazione ordini e del volume planning, che era un po' il cuore di tutta l'azienda. Periodo in cui l'automobile era veramente vista, vissuta in modo totalmente diverso da oggi, e avere l'opportunità di fare quel tipo di mestiere con quel marchio in quegli anni è stata veramente una grande opportunità, una grande fortuna. E poi un viaggio che è proseguito nella prima metà degli anni 2000 proprio con il marchio Mercedes, dove sono entrato in quella che all'epoca era la più importante concessionaria d'Italia come direttore generale e quindi sono entrato nel mondo del retail. Per la prima volta ho affrontato quello che vedevo da importatore, da distributore con gli altri concessionari e ho capito cosa significava vendere automobili una a una e non in maniera massiva. E poi ho iniziato un percorso all'interno di due multinazionali, quindi con Citroen Italia come direttore della filiale Citroen di Milano e poi in Mercedes-Benz Italia come direttore di Mercedes-Benz Milano, che era la filiale di Mercedes in Italia insieme a quella di Roma. Dopodiché sono tornato nell'azienda originale Mercedes come amministratore delegato per altri 3 anni. Poi mi sono preso un anno di esperienza internazionale e ho aderito a una richiesta di un amico che mi ha chiesto una mano per sviluppare il marchio Lotus nel sud Europa, quindi sono stato Lotus. direttore del sud Europa di Lotus e da 5 anni siamo insieme, nel senso che da 5 anni sono tornato nel marchio Mercedes come direttore generale della Novelli. Ed è un'avventura che veramente è iniziata da 5 anni, ma sembra ieri, perché sono 5 anni che Ah, sono sì. volati, perché siamo riusciti a costruire un clima, una squadra assolutamente ai vertici, dal punto di vista delle persone, dal punto di vista dell'ambiente di lavoro, dal punto di vista del clima che si respira in azienda. Quindi sono molto contento di Guarda, aver fatto questa a tal scelta. proposito mi voglio collegare con la seconda parola perché è un po', diciamo, soggetta a più interpretazioni. Obiettivo. Guarda, obiettivo è la parola d'ordine, nel senso che chi lavora con l'auto e chi lavora con l'auto negli ultimi decenni, con questa parola, con questo termine, ci convive quotidianamente, no? Quindi gli obiettivi sono il nostro pane quotidiano
che non sono soltanto obiettivi numerici, che sono ovviamente la linfa per mantenere in vita l'azienda, ma sono obiettivi di ogni tipo, sono obiettivi dal punto di vista qualitativo, sono obiettivi dal punto di vista ambientale, sono obiettivi dal punto di vista di clima aziendale, ci sono obiettivi di ogni tipo. E far convivere l'obiettivo con la pressione e con il clima è la sfida più difficile in assoluto, perché chiaramente oggi questo è un settore che non concede molti spazi ai margini, e quindi riuscire a coniugare il conto economico con un clima aziendale è questo forse l'obiettivo più difficile e più importante. Andiamo avanti con la nostra nuova parola. Voglio sentire da te 3 aneddoti. Allora, quello che secondo te è stato il più bello o gratificante, il più divertente e il più difficile? Vediamo se riesci tutti e 3 a raccontarceli, o 2 dei 3, siamo bravi, dai, sono le prime puntate, però se facessi 3 su 3 sarebbe un ottimo obiettivo raggiunto. Ma guarda, ogni esperienza che ho fatto ha avuto gli aspetti belli e gli aspetti brutti, quindi direi che tutte le avventure che ho percorso sono state caratterizzate da momenti estremamente positivi e da momenti più negativi. Penso che la cosa che rimanga di più è la sensazione dentro che hai nel momento in cui finisci un certo tipo di percorso e ti lasci alle spalle quello che hai fatto. Ecco, questa sensazione è quello che rimane più vivo all'interno del ricordo, no? E devo dire che tutte le esperienze che ho vissuto mi hanno lasciato dentro delle sensazioni estremamente positive. Una cosa simpatica che ti posso raccontare è l'aver vissuto, come ho raccontato all'inizio, questo marchio Saab nei suoi albori, nel suo sviluppo, no? Quindi quando era un marchio che aveva 2 modelli, e un aneddoto simpatico è quello che ai mondiali Italia 90 a Coverciano, nel ritiro, c'erano 10 giocatori dei 22 che erano clienti di Saab 900 Cabrio. Passiamo adesso dalle parole alle immagini. Che cosa abbiamo? Torino, Genova, Alessandria. Torino è la mia nascita, il mio cuore, la mia fede. Torino è stata e resterà Granata, e la città della mia vita. Sono nato a Torino, vivo a Torino, la famiglia a Torino. Genova da 5 anni è la mia città, nel senso che è una città che ho scoperto da 5 anni, anche se l'avevo vista 1000 volte prima. Adesso che la sto vivendo in maniera quotidiana da così tanto tempo, è una città che adoro, che amo e che non escludo sarà la mia città nel futuro, proprio come città di vita, perché è una città che veramente è a misura d'uomo. Poi io adoro il mare, Genova ha un clima e si respira un'aria che è consona a quelle che sono le mie caratteristiche. Alessandria è a metà delle due, no? Quindi è una città dove la Novelli ha una sede importante, dove passo moltissimo, dove sono oggi presente, dove passo moltissimo del mio tempo. È una città che ha bisogno di essere rivalutata, perché in realtà è una città che ha avuto dei fasti importanti in passato, che oggi è un po' in declino, ma che ha tutto il potenziale per poter rinascere. Quindi è una città che sicuramente merita un'attenzione maggiore rispetto a quella che oggi sta vivendo. Sicuramente. Andiamo avanti. È il mio amore. Il mio amore Sean è sulla passeggiata di Nervi. Quindi un connubio perfetto, dai, hai parlato di Genova, perfetto, del mare, poi questa meraviglia, insomma. Sì. Ho casa a Nervi e Sean, tutte le volte che ho l'opportunità di venire, è contento come una Pasqua, perché lo portiamo
ai parchi, si diverte come un pazzo e veramente... Io di cani non me ne capisco niente. A tutti consiglio di prendere un cane al canile. Ah, giusto. Sì. È con noi da 2 anni ed è... ci ha cambiato la vita, quindi consiglio che do a tutti quanti, adottate un cane che vi dà molto di più, ma veramente molto di più di quello che voi potete dare a lui. Guarda, non, veramente, non potevi usare parole migliori, insomma. Siamo in delle battute finali, questa me l'hai già... l'hai già accennata, ma già che ci siamo un po'. La mia felpa del toro. Sì, una passione che dura da tutta la vita e ovviamente tutto si può cambiare, ma non certo la fede calcistica. Stiamo vivendo un momento molto, molto difficile, molto, molto delicato. Ce la faremo anche questa volta, sicuramente è una squadra che è una tifoseria soprattutto che meriterebbe qualcosa di più, così come la tua del resto. Guarda, infatti abbiamo molte affinità, moltissime affinità se ci pensi, come squadre, per chi non lo sapesse. Speriamo che qualche magnate americano si interessi anche di noi prima o poi che arrivi a portarci. Ma magari, guarda, non c'è verso. Prima o poi, come hai detto te, sì, perché io tifo Genoa, quindi ho una vita molto difficile sportiva anche io, quindi lo sappiamo bene. Sono più i dolori che le gioie, sicuramente. Lo sappiamo, però fortifica, insegna un sacco la vita, fortifica le coronarie e quant'altro. Assolutamente. Ma io dico sempre che per fare questo mestiere bisogna avere un allenamento fisico importante, e anche tifare toro aiuta, nel senso che dobbiamo saper fare le maratone, dobbiamo saper fare i 100 metri e dobbiamo saper guardare le partite del toro fino al 95esimo, fino a quando la vita fischia, perché ovviamente bisogna essere temprati a tutto. Giustissimo. Ultimissima immagine e poi abbiamo concluso. È più grande, il numero uno assoluto. L'hai conosciuto? Non mi ricordo. Sì, sì, l'ho conosciuto vabbè, di sfuggita a un concerto, a un concerto a Torino, grazie a un amico che gli cura moltissime delle attività legate ai tour, ai concerti, eccetera. Ho avuto l'opportunità di conoscerlo pochi minuti e vabbè, la conferma della grandezza della persona, molto molto umile, oltre ad essere veramente il numero uno assoluto per me, non solo in Italia ma uno dei più grandi del mondo. La canzone tua preferita? Selli. Bene Ale, noi siamo arrivati alla fine, dai, non è stata così difficile, no? Neanche due. Grazie Fran, è stata una bella chiacchierata e dai, andiamo avanti così e aspettiamo le interviste degli amici colleghi. Sì, sì, assolutamente sì, guarda, avremo modo insomma di conoscere un pochino tutti, più appunto per quello che siete voi come persone, che soprattutto come professionisti, però insomma avremo modo insomma di chiacchierare anche con tanti altri. Oggi è stata assolutamente una bellissima parentesi. Ti ringrazio, Alessandro. Grazie, Fran, buona giornata, ciao. A te, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie.